Allora, altra domanda. Ciao Gabriele, mi sapresti dire quanto guadagna mediamente un architetto in Italia? Allora, piccola premessa, innanzitutto le informazioni che vi sto per dare non riguardano informazioni che ho letto sui giornali, ok? Ma sono informazioni che noi abbiamo come insider, va bene? Perché noi parliamo con tantissimi studi ogni settimana, ogni giorno, a volte. Chiaramente noi occupandoci di marketing, una delle prime cose che chiediamo è: ok, quanto fattura la tua attività, quanto stai guadagnando dalla tua attività di architetto? Va bene? Quindi, avendo così tanti casi, da prendere in considerazione, poco prima di fare questo video mi sono riguardato un po' delle schede clienti che noi abbiamo. E anche non clienti, ok? Anche persone magari che si candidano, inviano domande per lavorare con noi e poi per qualche ragione la collaborazione non parte, ma abbiamo una panoramica abbastanza chiara di quanto guadagna un architetto in Italia. Quindi però dobbiamo fare un po' di considerazioni. Innanzitutto, la media, una vera media in realtà non esiste e non avrebbe neanche senso. Il sud, per esempio, il sud Italia è diverso dal nord Italia. Se sei un architetto magari che lavora a falsa, tra virgolette, partita IVA per uno studio è un conto, se sei un architetto libero professionista è un altro conto, se sei un architetto che ha una società di ingegneria, uno studio di architettura è ancora diverso, va bene? Quindi facciamo, diciamo, un po' di analisi a partire da questa necessaria premessa. Allora, quella che è la mia esperienza al sud Italia, gli architetti guadagnano meno percentualmente rispetto al nord, ok? Perché non lo so, secondo me è più una questione culturale, un po' perché magari le persone, forse al sud, magari c'è ancora un po' una mentalità molto orientata al risparmio sui servizi dell'architetto. E gli stessi architetti, magari al sud, non si sanno valorizzare così tanto come invece alcuni brand del nord sono comunque molto, molto bravi in questo. Ok? Quindi, prima premessa, però, se dovessimo fare, diciamo, in linea generale un po' di analisi, quello che ho notato è che l'architetto collaboratore in uno studio, mediamente, se parliamo del nord Italia, percepisce tra gli 800 e i 1200 euro al mese, quindi parliamo dell'architetto che ha la sua partita IVA, lavora per lo studio piccolo, grosso che sia, bene, percepisce un compenso, ripeto, tra le 800 e le 1200 euro al mese. Al sud è un pochino più basso, ma fondamentalmente siamo intorno a queste cifre, ok? Prima cosa, quindi prima differenza molto importante. Ovviamente parliamo di cifre lorde, che vuol dire che l'architetto in questione pagherà le tasse su questo compenso. Quando invece andiamo a parlare di architetti che hanno magari il proprio studio, e normalmente sono architetti che hanno già alle spalle magari un po' di esperienza all'interno di altri studi, non dico che sia giusto così, ok? Io per esempio ho iniziato a lavorare da solo a 29 anni. Avevo già una figlia, ero già sposato e già avevo le mie entrate, avevo diversi clienti, non avevo uno solo, ok? Però la maggior parte degli architetti che vedo che si aprono lo studio iniziano verso i 40 anni, che secondo me è un po' tardi, secondo me bisognerebbe iniziare prima, però in quell'età là si vede che scatta qualcosa, che le persone si vogliono mettere in proprio, forse è proprio per lo stacco dei 40. E quello che vedo, innanzitutto non dobbiamo più fare un ragionamento mensile quando si passa quando si passa a un livello, diciamo, successivo, non sei più un dipendente, devi fare per forza un bilancio sul fatturato annuale, non più sul mensile. Quindi a quel punto solitamente quello che ho notato è che i primi 2 anni si fa un po' a fatica ad arrivare ai 30, ai 50 mila euro l'anno, ok? Una volta che magari superati i 2 o 3 anni di esperienza, si inizia a capire un po' come ci si muove,
Se sei bravo, se ti formi anche nel marketing, se capisci magari che il rapporto col cliente va costruito, non va improvvisato, cioè tu devi studiare come ragiona una persona, devi saperla leggere, la devi accontentare, anche tu devi acquisire maggiore sicurezza in te stesso, perché questa è la base, ok? Di solito quando sei più sicuro di te, ti vendi anche meglio, le persone dall'altra parte lo percepiscono e ti pagano di più. Però in quel caso, ripeto, andiamo su un livello di fatturato annuale, quindi se sei un libero professionista con un po' di esperienza, che però raramente supera i minimi del forfettario, quindi mi sembra i 65.000 euro l'anno, ok? Quindi siamo sui 40, 50, 60.000 euro l'anno per un architetto che comunque un po' ha già esperienza. Ha iniziato già a formarsi nel marketing e ha avviato la propria attività già da qualche anno. Superata, diciamo, la soglia dei 65, quindi parliamo di 100.000 euro l'anno e qualcosa del genere, e anche di più, tendenzialmente quello che ho notato è che si tende ad aprire la società, l'SRL o l'SRLS, oppure un'associazione, diciamo, di più studi insieme. E in quel caso non parliamo neanche più di compenso, ma parliamo di un compenso come socio o amministratore, eccetera, più dei dividendi. Va bene? Quindi il dividendo che cos'è? È quello che avanza tolte le spese, va bene, dell'azienda, viene distribuito tra i soci. Chiaramente se sei il socio unico te lo prendi tutto tu. Cosa che comunque io non consiglio, cioè io consiglierei comunque di lasciare dei soldi nella società, anche se questo comporta comunque una tassazione che a volte vi può penalizzare, però questo serve anche a darvi un po' più di sicurezza, continuare a pagare i collaboratori anche se domani c'è una pandemia, la butto là. Bene. Però ecco, non, questo non è un video sul quanto devi lasciare in cassa per sopravvivere, è più un video su quanto guadagna un architetto. Quindi come vi ho dimostrato, ok, è in realtà una domanda a cui è difficile dare una risposta univoca. Ci sono tanti fattori che possono variare e nella mia esperienza ho visto, ripeto, dall'architetto che fa 1.000 euro al mese e che ha magari 35 anni e che lavora in uno studio, di solito magari a 35 anni c'è più esperienza, guadagni un po' di più. Hai, che ne so, hai 30-40 mila euro di fatturato per l'architetto libero professionista che ha un pochino di esperienza, sta iniziando ed è già bravino nell'acquisire clienti, eccetera. Fino a avere poi uno studio, ok, che fattura più di 100.000 euro al mese. Il cui architetto, magari titolare oppure i cui soci riescono a staccarsi se dovessi andare su un mensile tra le 4, i 5, 6 mila euro al mese. Va bene, quindi questa è, diciamo, una considerazione generale sul tema quanto guadagna un architetto. Considerate che però la maggior parte degli architetti in realtà si pone su una fascia bassa o intermedia, quindi di solito se dovessimo fare proprio una media, siamo sui 2.000 euro al mese, 1.500, a volte anche di meno, ok? Poi invece chi si forma, chi è un po' più bravo, chi è un po' più furbo anche a livello imprenditoriale, riesce ad arrivare a cifre anche considerevolmente più alte. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ricordo che se siete degli architetti e volete comunque migliorare le vostre skills, le vostre competenze in ambito marketing, trovare più clienti, vendervi meglio, eccetera, eccetera, nella descrizione di questo video troverete tante risorse gratuite e anche i nostri corsi di formazione, che riguardano proprio il marketing per architetti, il come vendere meglio i propri servizi, quindi tutta una serie di competenze che normalmente all'università non si imparano e che invece sono molto utili se volete diventare degli architetti più soddisfatti del proprio lavoro ed essere più contenti delle vostre scelte personali in passato di iscrivervi ad architettura. Ciao!